Una settimana per conoscere la cultura camerunense e per parlare di integrazione e di progetti di sviluppo. E questa è la prima edizione del festival culturale organizzato dall'associazione Yemba Marche dal 18 al 24 novembre ad Ancona. Tra gli appuntamenti in programma la conferenza Terrore del Mediterraneo, Yemba Marche come modello di integrazione il 23 novembre alla sede del Centro Servizi per il Volontariato ad Ancona. Qualcuno pensa che qua in Europa colpisce l'Europa, anzi no, perché colpisce più gli africani, perché uno arriva qua, sì, le difficoltà, dà fastidio, però giù i ragazzi che muoiono sono tanti, perché partendo dal Camerun, quelli che trovano la morte qua nella Mediterranea sono pochi rispetto a chi nel deserto, a chi in Libia, a chi nel deserto del Sahara. Ci saranno anche delle testimonianze, quindi? Ci saranno anche delle testimonianze, sì, ci saranno delle ragazze che hanno fatto questa strada, che sanno, perché praticamente tutti dicono che non consiglieranno nessuno a prendere questa strada perché hanno visto di tutto, quindi le cose più peggiori che uno può immaginare. A chiudere la settimana culturale un mini torneo di calcio e la serata di beneficenza del 24 novembre al Clan Dancing di Osimo con ospiti gli artisti camerunesi Prince Patrice e Willy De Paris. I fondi raccolti nell'arco della serata serviranno per portare avanti i progetti che l'associazione sta sviluppando sia in Camerun che nelle Marche. Se riusciamo a dare un contributo, a fare qualche formazione per dare lavoro a uno che anziché prendere il rischio di andare a morire in mare, non so, ovunque, rimane lì in Camerun e sviluppa l'attività sua e vive di quella. Lo secondo step del progetto è aiutare anche qui chi sta già qui in Italia. Siamo stranieri, sappiamo quali sono i bisogni, ci siamo stati aiutati e pensiamo che se possiamo aiutare qualcun altro sarà una bella cosa per noi. È stata l'immensa Simona Ventura la testimonial della festa per i 20 anni del centro commerciale Val di Chienti di Piedripa di Macerata. La showgirl bolognese ha tagliato la grande torta di uno storico anniversario per uno dei primi centri sorti a livello regionale. La forza del Val di Chienti è stata quella di avere un forte legame col territorio, è stata anche quella di aver creato, oltre alle offerte dei negozi che per conto loro, con le loro diverse merceologie, con tutta la loro capacità più legata all'aspetto commerciale, però oltre a quello noi come gestione abbiamo messo un plus, che è quello di dare sempre un motivo in più per venire qui al centro commerciale. Parlo di animazioni, parlo di iniziative, parlo di cose che sono state fatte con le scuole, con le associazioni sportive, le associazioni culturali, abbiamo sostenuto e abbracciato diverse cose fatte nella zona, adesso senza che le nomini tutte, che sono tante e anche importanti. La domenica di festa al centro ha anche visto la premiazione dei 20 finalisti del concorso Qual Buon 20, con assegnazione dei fortunati clienti di stupendi premi come console PS4, smartphone, Mega TV Color, weekend in capitali europei e 4 card del valore di 500 euro l'una. Super Simona Ventura! Poi il ciclone Simona Ventura, che si è resa disponibilissima a centinaia di foto e selfie con il numeroso pubblico in galleria. È sempre un piacere, sempre avere tante persone che ti vogliono bene. Uno deve ovviamente essere... Io sono molto orgogliosa di tutto questo perché è un amore infinito quello che mi lega alle persone delle province italiane. Quando faccio queste cose mi riempio di energia positiva. La Ventura, che ha da poco festeggiato il 18° compleanno del figlio Giacomo Bettarini, è reduce dal grande successo della trasmissione Temptation Island ed è da sempre legata alla nostra regione.
Sì, compleanno di Val di Chieti, compleanno 18° di mio figlio Giacomo, insomma è stato veramente fantastico. Il rapporto è strettissimo, devo dire che ho fatto un sacco di convention, un sacco di serate molto tempo fa. Adesso ho molti amici qui e ci torno sempre volentieri. Non ultimo Andrea Zenga, che era Osimo qui, quindi voglio dire, è sempre uno dei miei ragazzi che seguo con affetto. Adesso mi godo il successo di Temptation Island VIP e stiamo decidendo per il 2019.